Un ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio, seconda serie, brevi riflessioni sul brano biblico del giorno. Il versetto di oggi è Luca, Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 27. Lo leggiamo e subito dopo ne faremo un commento. È Gesù che viene interpellato con una domanda precisa e a questa domanda Gesù risponde: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Sicuramente possiamo fare o potremmo fare un itinerario preciso attraverso tutta la scrittura per trovare degli esempi in cui ci sono delle cose che sembrerebbero insormontabili per un uomo, per una donna, per una famiglia, ma Dio interviene e supera qualunque ostacolo l'uomo possa aver messo con la propria mente, con le proprie prospettive limitate. E Dio supera ogni ostacolo, dicevamo, per realizzare quanto sta nei suoi piani. Ci sono vari esempi, dicevamo certamente, donne che nell'Antico Testamento della Bibbia, nella prima parte delle Sacre Scritture, donne di cui si parla, di cui viene raccontata l'esperienza, di solito un'esperienza ad esempio di sterilità apparentemente insormontabile, ma anche la mamma di Giovanni Battista, il cugino di Gesù, per arrivare un po' più vicini a noi, era una donna sterile, una donna che non aveva avuto figli per lunghi anni, per lungo tempo. E anche nell'antichità, come dicevamo, ci sono state varie donne, anche la mamma del profeta Samuele, che era sterile, che poi attraverso le sue preghiere in maniera miracolosa ha questo figlio, partorisce questo bambino e così via, ma anche tante altre situazioni di pericolo, persone che potevano essere uccise, eppure Dio interviene. Potremmo parlare in questo caso, in questa situazione, ad esempio del profeta Daniele e dei suoi compagni di prigionia in terra di Babilonia, seppure erano trattati bene, erano alla corte del re, dell'imperatore, in vari periodi, in vari momenti, con avvicendamenti anche al potere, alcune volte ecco si trovarono in serio pericolo, come ad esempio Daniele nella fossa dei leoni, o anche dentro la fornace che bruciava, che poteva ridurre a nulla i corpi di Daniele, dei suoi compagni in questo caso. Eppure Dio interviene in maniera forte, in maniera potente, in maniera chiara ed inequivocabile. E questo stesso concetto che Gesù esprime, che Gesù espone nella sua risposta, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio, in qualche modo viene preceduto anche nell'antichità, anche con altre parole, con delle idee simili, e viene ribadito da varie persone in varie situazioni. Ma noi ci troveremmo a limitare questo nostro commento, questo nostro discorso, se non entrassimo ancora più in dettaglio proprio nell'ambito del contesto in cui è inserito il versetto del Vangelo di Luca al capitolo 18, appunto il versetto 27 in maniera particolare. Qual è il contesto? Il contesto parte da una domanda che uno dei capi pone a Gesù, attraverso la quale gli chiede: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù qui imbastisce un discorso con lui, stimola le sue risposte. Gesù dice infatti: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. E l'uomo risponde:
Questo capo del popolo risponde ancora e dice: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù». E Gesù, in questo gioco delle parti, fra virgolette, se vogliamo esprimere così il concetto, risponde ancora all'uomo e dice: «Una cosa ti manca ancora, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi». E Luca nel suo Vangelo riporta la sensazione che quest'uomo prova, infatti dice: «Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco». E continua: «Gesù, vedendolo così triste, disse: "Quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio". Quelli che udirono dissero: "Chi dunque può essere salvato?". E Gesù risponde, ed ecco qui il nostro versetto da cui siamo partiti di Luca 18:27: "Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio". Ecco, qui si sta parlando di salvezza, qui si sta parlando di vita eterna, qui si sta parlando di cambiare paradigma, di abbandonare in qualche modo non tanto o non soltanto eventualmente le ricchezze se sono di peso per la nostra vita, ma di abbandonare quello che per noi è più importante di Dio, è più importante della salvezza stessa. Ricordiamo che tanti patriarchi erano delle persone molto ricche, eppure non per questo erano attaccati alle ricchezze, non per questo hanno certamente perduto la salvezza. Anzi, sapevano gestire anche nei confronti della propria famiglia, del prossimo, le ricchezze che Dio aveva riversato su di loro. Quindi il discorso è basato sulla salvezza, sull'importanza assoluta, sull'importanza massima, sull'importanza totale della salvezza. E a proposito di questo, mentre il nostro tempo scorre, c'è sicuramente ancora qualcosa da dire, dei passi che possono in maniera più approfondita spiegare i concetti che qui Luca ha espresso nel suo Vangelo riportando la risposta di Gesù. Ad esempio, quando l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 1, i versetti 19 e 20, parla della potenza di Dio che sicuramente non ha dei limiti, e continua a dire: questa potente efficacia della forza di Dio egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Ecco, la massima potenza di Dio si esprime sconfiggendo la morte, battendo la morte, annullando la morte. La morte di Gesù, ma anche la morte di tutti noi, perché sempre nella stessa lettera al capitolo 2, questa volta nei versetti da 4 a 10, Paolo dice, spiegandolo in maniera più chiara, dice: «Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù». E ascoltiamo ancora i versetti successivi, ancora più importanti, se mai fosse possibile, di quelli che abbiamo fin qui letto. Paolo infatti dice: «È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo». In poche parole Paolo sta dicendo: noi stessi siamo opera di Dio, siamo stati creati da Dio, quindi qualunque opera a nostra volta noi possiamo essere in grado di fare, è Dio che l'ha messa in noi. Quest'opera appartiene a Dio, perché è Dio
che ci ha creati, è Dio che ha fatto in modo che noi venissimo all'esistenza, e noi apparteniamo a Lui, e proprio perché gli apparteniamo, proprio perché Lui usa misericordia nei nostri confronti, ha voluto darci in maniera gratuita, cioè per grazia, mediante la fede, la salvezza in Cristo Gesù. Egli ci ha donato questa salvezza, non è per opere, dice Paolo, perché nessuno se ne possa vantare, ma è attraverso il sacrificio di Gesù, attraverso la fede in Gesù. Allora non abbiamo paura, non abbiamo timore, non ci sono degli ostacoli insormontabili, non ci sono chissà quali sacrifici da fare per essere salvati, perché anche se per noi, per me singolarmente, per te singolarmente, fosse impossibile essere salvato, apparentemente impossibile per noi, chissà quali peccati abbiamo potuto commettere, chissà da quali catene siamo legati, soggiogati, nonostante questo, Dio in Cristo Gesù è in grado di superare ogni cosa, è in grado di spezzare ogni catena, è in grado di rendere possibile ciò che per noi sembra impossibile. E si conclude qui appuntamento con Dio di oggi. Ricordiamo 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109 o ancora la mail roma@radiovocedellasperanza.it oppure ancora la nostra pagina Facebook Radio Voce della Speranza Roma per richiedere gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù e poi ancora, se volete, anche un libro, anche questo gratuito, Gesù di Nazareth, La Speranza dell'Uomo. Bene, per oggi è tutto, ritorniamo ancora domani alla stessa ora perché abbiamo un appuntamento preciso, appuntamento con Dio. Ciao a tutte e a tutti da Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!